Questa è la nuova SIL, non abbiamo ancora informazioni sul prezzo perché verrà commercializzata ufficialmente tra un paio di mesi. Si tratta comunque di una bella berlina di impostazione sportiva, lunga 4,80 m, estremamente muscolosa, che a mio avviso somiglia molto a qualche tedesca di cui non voglio fare nomi, ed è una berlina che può essere considerata un pochino l'evoluzione della AN, in quanto insiste sulla nuova piattaforma e-platform 3.0. Ha anche un altro particolare molto intrigante: l'unica versione di casa che offre una guida a trazione posteriore pura con un motore montato dietro da 313 cavalli, c'è sempre poi la integrale da 530 cavalli. Nonostante tutto, buona la capacità del bagagliaio, che è di 402 litri. In più, questa qui in versione posteriore offre anche un piccolo bagagliaio anteriore da 53 litri. La batteria è da 82 kW, ma cresce anche la capacità di ricarica in continua, che arriva fino a 150 kW. Facciamo anche un saltino negli interni della nuova SIL. A vederla così sembra proprio la AN, non ci sorprende più il grosso tablet centrale da 15,6 pollici e non ci sorprendono neanche le rifiniture davvero premium che troviamo dappertutto. Questa è la nuova e-platform 3.0, che ha già dato vita ad Atto 3, Dolphin e Sail, ed è così strutturata. Sull'anteriore troviamo il powertrain. Al centro c'è il pacco batterie Blade molto sottile, ben blindato, e sul posteriore è alloggiata la pompa di calore ed un eventuale secondo motore o motore per versioni a trazione posteriore. Ci dicono che entro breve arriveranno nuovi modelli basati su questa piattaforma, che arriveranno anche a 1000 km di autonomia. Staremo a vedere. Questa dunque è la AN, il nome si ispira secondo me alla famosa dinastia cinese. Si tratta di una berlina molto bella, molto elegante, che a mio avviso non ha nulla da invidiare ad altre berline di questa caratura molto più blasonate. L'auto è molto piacevole da guidare, e anche se ovviamente non abbiamo a che fare con una sportiva super assettata, bisogna prenderla per quello che è. Comunque sia, dice la sua, perché 570 cavalli non sono pochi. La differenza che c'è tra il normal e sport non è abissale. Comunque quest'auto se la cava bene in qualsiasi modalità ed ha un ottimo handling. Ottima la componentistica, infatti monta Bosch e Brembo, non è cosa da tutti. Entriamo e diamo uno sguardo a questi bellissimi interni. Qui non c'è pelle vegana come in altri modelli di casa, qui abbiamo a che fare con la nappa e si sente dall'odore e dal piacevole tatto. Come vedete, il grosso tablet da 15,6 pollici si può ruotare a gradimento. I particolari sono tutti estremamente eleganti, estremamente semplici ed estremamente intuitivi. Molto buono anche l'impianto audio. Questa è la Atto 3, il modello su cui la casa cinese al momento punta di più. Si tratta di un bel SUV lungo 4,45 con un ottimo bagagliaio che va dai 440 ai 1138 litri.
La batteria è sempre tipo Blade, priva di manganese e cobalto, è da 60,48 kWh e offre un'autonomia che va dai 420 ai 565 km suburbano. La capacità di ricarica in corrente continua arriva ad 88 kW, nel qual caso si riesce a fare dal 30 all'80% del pieno in soli 29 minuti. Il motore è un sincrono a magneti permanenti da 201 cavalli con 310 Nm di coppia, in grado di fare uno 0-100 da 7,3 secondi, non tantissimo, ma buono per un SUV. Questa auto, oltre alla modalità neve, ha anche il controllo della velocità in discesa automatico e anche il freno di stazionamento automatico per le pendenze. Due gli allestimenti, design e comfort. La comfort è quella, diciamo, meno premium e offre uno schermo interno da 12,8 pollici, sempre orientabile. Questa qui invece è una comfort e ce l'ha da 15,6, esattamente identico a quello della An. Comunque sì, gli interni sono ottimi, non c'è assolutamente niente da dire. Divertente il particolare che vediamo sulle portiere, perché sono ispirate ad uno strumento musicale e suonano davvero.